Aspetta, mettiamolo dopo, dobbiamo Hai fare detto l'intro. me. Questo è un intro, posso metterlo? Mi teneva caldo. E buongiorno mie amate pussere, come state? Faccio sapere. Ma non digli che mi tocco le tette tutto il tutto giorno. Tutto il tempo così. Raga, io tutto il giorno mi tocco C'è le tette due. E le chiappe. Sempre, cioè io passo la mia vita con le mani nelle tette e nelle chiappe. Vabbè, comunque, io sono Sabri, benvenuti no. sul mio canale, sono in compagnia del mio best friend, amico.andre, che mi prende in giro. Allora, ieri avrete visto la prima puntata della serie Ti Spedisco in Convento 2, dove abbiamo fatto la presentazione delle... aiutami a esplicare. È una maniera migliore, comunque, per dove me. Dove abbiamo conosciuto le protagoniste di... Sì, però le altre, cioè, di questo Maria. Reality. E? E? Scusa, il mio cane vorrebbe uscire, per favore, potete farlo uscire. Che lui fa? Fin, fin, fin. Certo, amore, ora Andre ti fa uccidere. Ma io devo tornare? Sì. Ah, dicevo che abbiamo visto le ragazze che sono particolari, va bene questo aggettivo, particolari. E adesso andremo a vedere il primo giorno in questo convento di suore. Quindi immaginate delle ragazze influencer o che mirano ad essere top influencer, di cui che sono andate credevano. Là, che credevano di andare tipo in una casa di TikToker, e si sono trovate in un convento con delle suore. Iniziamo con la puntata di oggi. Che bello il convento rosa. Visto, l'hanno fatto per te, mi sa. Con il passare dei minuti le lacrime lasciano il posto alla rabbia. Che ste qua si pentiranno di tutte ste regole, che le lesse troppo via da quella che è la giacca. Al rifiuto. Si pentiranno di quello che hanno fatto. Col K-Bip a me mi devono baciare il culo. Cioè, proprio un esordio. Iniziamo bene la puntata. Tutto lo gratti, quindi. Ho fatto il programma prima, non me ne frega assolutamente un c***o, perché non ho intenzione di star qua a fare la suora. Penso che l'hanno scelta comunque per il linguaggio... forbito. Sì. Oh. Beh, sono le queen della dance floor, c'hanno lì, eh. Eh beh. Scusate, noi stiamo pregando. E si sentono fino giù le vostre urla. Scusate. Se moderate, non stanno pregando anche loro? No. Parlate, non gridate. Perdono. Ok? Se ognuno fa quello che gli passa per la testa, non c'è vita comunitaria. E ognuno vive per sé. Non ha chiuso la porta, visto? Giustamente, tanto la chiudono loro in un secondo. Fare comunque quello che vogliamo. Nel senso... Cioè, capito? Cioè, un conto se lo fa una da sola. Cioè, un altro se lo facciamo tutte. Cioè, loro sono sorelle tra di loro. Beh, noi siamo sorelle tra di noi. E t'as... Okay. Ha già fatto la comunella, eh? Così, grande, mentre le suore condividono la preghiera, loro condividono la trasgressione. Oh, dov'è la festa? C'è il vino di vino. Dimmi che cercano l'alcol. Vino. Quello è olio. Va bene, sgrasso anche quello. Voglio ubriacarsi con l'olio. E 22? Che vanno a nanna. Ma non vado a non urlare? Ho la scaletta. Bimbe! Diciamogli alle suore di fare il ragù, così scopo il vino rosso. Loro stanno cercando di creare un rapporto. Questa è stata geniale. Non sanno che in realtà noi siamo già alleate contro di loro. Bobeta! Beh. Mi dispiace, cioè, hanno perso proprio in partenza. Ragazze, c'è un solo modo per vincere la diffidenza delle ragazze. Col e cibo. Le suore lo sanno bene. Prendersi cura di loro amorevolmente. No, non col cibo. Ti piace il formaggino? Sì, sì. Grazie mille. Ti ho messo un po' di formaggio. Beh sì, ci sta. Ancora un po'. Mi piace tanto il formaggio. Ah, ti piace il riso? Oh, ma guarda che bello. È una cenetta meravigliosa. Ti piace il formaggio? Mangiano bene le suore. Fanno bene, brave. Mi piace il formaggio, vedo. Suore e ragazze iniziano a conoscersi meglio. Io vivo per il weekend. Cioè, noi viviamo da lunedì al giovedì, aspettando il venerdì, il sabato e la domenica. No, ma non devi aspettare il weekend, guarda che puoi far festa tutti i giorni. Ah beh, esatto. Certo. Lei non parla mai, non c'è mai, eh? Perché è quella più timida, no? Per morire. No, sì. La vita ha un senso. No, è che... vi spiego. Dici, dici. Che vi ricordate ieri che abbiamo detto che lei ha OnlyFans? E allora, per curiosità, siamo andati a vedere le foto che pubblica su OnlyFans. È un po' timida. Io spero che... ma andiamo avanti a vedere la puntata e non diciamo niente. La vita è soldi. O fai soldi o non fai niente. Visto? Ma il problema è che non parla. Quindi quando parla esordisce con cose delle intelligenti. Perle. Soldi no felicità. La sua felicità... capito?
la collegata ai soldi. Io, come persona che vengo dalla povertà, fa effetto. Poi questa è una bella discussione, una giornata, poi dedichiamo proprio su... Scusami, mi prendo le chiappe. Ti va la mano? Ok, fatto. Grazie. Questo. Perché grazie per l'attesa. Questo discorso che stai facendo. Serve anche a noi, suore. Non solo di grandi obiettivi. Cioè, vuoi dirmi chi ha fatto aprire l'olifano alle suore poi? No, non l'ho mai conosciuto e quindi abbiamo questa sempre compagno. Sì. Le ragazze iniziano piano piano ad aprirsi, lasciando spazio alle loro fragilità. Che è successo, Chiara? Posso andare in bagno? Ti accompagno, lo sai? Perché sta già piangendo? Ah, perché ha parlato il papà, ok. Per il suo babbo? Penso. Non ce la faccio, proprio mi rilassia. No, volati un attimo, davvero che sono piccato. Poi c'è questo bagno qua. Zia, sei in un reality, certe cose non le puoi pretendere. Ma capito, si sta ridendo piangendo. Un mix di emozioni. Ma che stai dicendo? Mi dentro i miei organi. Dai, un bagno, leggi con tu. Mi raccomando, aspetta che non c'è la carta igienica. È qua la carta. Non lo mettiamo, mi raccomando. Dai. Sento tanto. Quindi questo per me è ancora il primo giorno, perché vedi che sono vestite con lo stesso vestito. È la sera. È la sera. Ti aspetto dietro la porta. Che... No, dai, che ansia! Così se scorreggio lo senti. Oh, dove tu devi mettere tutta te stessa. Come chiama lei? Giulia. Qua c'è il vino e l'acqua. Lo prendi tu, Chiara? Certo. Ma quello di fanno il vino. Ah. Qui c'è il vino e c'è l'acqua per mettere dentro il calice. Dove sta? Io li preparavo. Sì, sì, sì. È vero, tu c'hai il chirichetto. Cioè, mia nonna mi portava in chiesa, ma io andavo là e disegnavo solo quello che vedevo. Poi quando è morta non sono più entrata in chiesa, lo sai? Infatti quando vi ho viste sono morta dentro, per questo anche. Hai fatto questo collegamento? Rimasta... Sì, ma poi tu gli assomigli anche un sacco, cioè. Alla? A chi? Alla nonna. Al nonno? I denti staccati come lei, quindi... Ah, alla nonna! Come si chiama Gesù? Lui provvede a tutto, quindi... Non me l'avrebbe preso. Vieni un attimo qua, Anna. Se vuoi facciamo una piccola preghiera insieme per la nonna, sai com'è contenta? Ma le penso sempre, io non serve fare la preghiera. La giornata sta per finire e Suor Patrizia fa un primo bilancio. In tutta la giornata ho visto degli alti e bassi. Mi sono resa conto che hanno dei grandi problemi alle spalle. Come ogni ragazzino, ogni ragazzo, ogni ragazzo. A superare queste ferite che hanno. Insieme ce la possiamo fare, no? Che sono tutte belle, grintose, tutto in superficie. È vero. Buonanotte. In convento, dopo le 22, scatta il silenzio. E ognuna dovrebbe stare nelle proprie stanze. Come qua a casa sì, te. Sì, figurati. Alle 22 stai già dormendo. È vero. Ma a notte fonda, Nanda e Chiara sono ancora in giro. Comunque qua c'è il regolamento, noi non vi diciamo di andare a dormire. Per stare nella vostra stanza, basta. Perché questa non è un luogo comune. Non ci voglia di stare nella mia stanza. Perché non lo so, no. E voglio farmi una passeggiata. E te dove è la stanza? Andiamo, andiamo. Non ci voglia. Ma qui non è il momento di passeggiare. Ma può? Ma come fai? Ma con che coraggio? Al mattino faccio tutto quello che mi dite. Ma se non lo so. Ma questa è una regola, fa parte della regola. Allora tu ti stai contraddicendo. Controsenso. Appena ti seguo le vostre regole. No. Non lo so, non lo so. Quando mi viene voglia di andare a letto, me ne vado in camera e vado a letto. Ci vuole pazienza. A posto che stare sul divano, stai in camera tua con gli altri. Lei era quella già realizzata, che aveva già capito tutto. Ah, era lei, ok. Si vede, in effetti. Tu ci costringi a stare qui, quanto è fino a... Siamo qua, vediamo il primo che si addormenta, allora. No, non ci siamo. Tu avresti un coraggio così? Ora che hanno una pazienza le suore. E ci pensi a letto. La pazienza con gli altri penso che... La ricordo sempre, è un programma televisivo un po' esagerato, Sì, non possono avere questa pazienza, hai ragione. Capire le cose. Qua non è il momento di discussione perché già sono mezzanotte. E perché io ho un massimo rispetto, non solo per te ma anche per... Andate a dormire. No, Gioia mia, sei tu che devi stare. Vieni con la forza e portami. No, io non ti prendo perché sei una ragazza intelligente, te lo ricordo. Sai cosa dovrebbero fare per me? Non stai alle regole? Vai a casa. Proprio perché i tempi... Solo perché me lo dice lei. Ogni secondo è prezioso. In convento... Per ora quella con un po' più di cervello è lei per me. Chiara? La bionda con il caschetto. Sì. Invece a volte a sale 6:10, a 6:05. Non te
dovresti mettere anche tu questa sveglia. Non facile. Non facile una sveglia così. Non c'è la campana, prima c'è la campana che una sua rassa, prima 5 minuti. Sono spaventata. Stanno prendendo bene. Stanno facendo. La mattina sveglia. Ah, non devono andare anche loro alle 7 a pregare? In teoria. E lo mandiamo in filo di fusione. Per me è bello svegliarsi con la musica e quindi penso che anche alle ragazze fa piacere. Non penso. Sì, a lei sta piacendo. A tutte sta piacendo. No, stava cantando, mi sentendo di già. Chiara, sei la luce, ma quella com'è lì, scusa? Dai ragazzi, lei torna un po' strana. La di svegliare. No. Buongiorno. No, buongiorno. Mi prego. No, non ci fate questo. Ma quante sono? Dove? Beh, le gemelle sono solo... Giusto. Che ore sono? 7:15. Tardissimo. Già gli ha dato un quarto d'ora in più. Aspettiamo in chiesa per la preghiera, le lodi. Io sì, già le donne ci mettono un sacco a prepararsi, figurati loro. Però gli ha lasciato i trucchi o gliel'han tolti? E non può essere rimandata. Beatrice? Questo sembra a te, più o meno. No, non è vero, io sono alla sveglia, se devo fare qualcosa in un secondo mi alzo e sono pronta, ma io non mi trucco, quindi non mi pettino, come potete quindi vedere. Si mette comunque 90 anni ad arrivare. Ma non è vero! Oggi noi siamo in un dark mood, total black, questo outfit rispecchia il nostro stato d'animo. Sì. Nero. Nero. Di umore bello. Ancora più dark. Beh, le suore. Che ha preferito rimanere a letto. Quella che segue le regole. Le ragazze invece stanno per partecipare alla loro prima santa messa. Ah, ma era lei! Era Holly Fans, quella del divano. L'ho capito ora! In convento. Sì. E forse nella vita. No. Beh, dai, 8:30, fattibile. Prossimamente la tinca in chiesa, no! Soprattutto le due gemelle. No! Devo pregare, devo stare qua. Preghiamo. Domanda. Vediamo se è la mia stessa domanda. E se sono atee? È quello che sta... No, ma e se non sono... O un'altra religione? Quello che mi stavo chiedendo io. Probabilmente forse l'hanno fatta apposta, l'hanno chiesto prima. No, cioè, perché allora, loro ateo... non sanno se... Cioè loro non sapevano dove andavano. Magari nel... Vabbè, un'altra religione, ragazze. Ognuno prega la propria religione, mi viene anche da dire, eh. Ma pare che tu puoi andare anche in chiesa senza certo, pregare. Certo, certo. Un ateo così, cioè... Certo. Non le sta... Presumo che non le obblighino a pregare. Sicuro. Sono quei bambini che si muovono in chiesa continuamente, che fa così, va là, sembrano così, no? Sembra comunque nel loro habitat. No, esatto, per niente. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Quello che mi sta aiutando, diciamo che è molto la preghiera, il rapporto con Gesù. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio è... Anche durante la messa, beh, quando ho visto il loro atteggiamento. Lei che si trucca in chiesa. Soffrire, però ho detto, Gesù, tu le ami, sai tu. Lei dorme. Beh, però, allora, quello ci può stare, se uno non è abituato, sono comunque 8:30. Certo. È impossibile, quindi lui può cambiare i cuori, può cambiare gli atteggiamenti, la disponibilità. Ora mi si scolambina. E questo mi ha reso più tranquilla. La messa è finita, andate in pace. Grazie, grazie. Ciao, mi aspettavo ciao. Una ola. No, dai, un minimo di educazione. Gemelle, siete anziane. Un beso. Un beso. Che la... E lei che non gli ha detto niente, che non è andata? Sì, del convento in città. Ragazzi, ma dov'è la Nino? Sono già pulita, ma si sta pulendo tutti, capito? Allora, alza, alza. Arrivederci. In un giorno compiti. Hanno fatto quel porcile. Sì. In un giorno. Beh, hanno fatto la baldoria, non ti ricordo. Ah, giusto. Abbiamo 10. Beh, tra l'altro sono le queen del dance floor. 500 volte ci è venuta l'angoscia, ho detto io qua me ne vado prima o poi. Però invece no, l'ho presa su positivo anche perché... Sì, penso che per me lei sia la mia preferita, per ora. Quella più tranquilla, sì, si no, lamenta ma si adatta. No, esatto, no, tranquilla no perché nessuno è tranquilla, però quella che sta più al gioco. E così, mentre tutte lavorano, Anna Maria e Nanda hanno altre priorità. Beh, Anna Maria può fare la migliore. Buongiorno. No, dico. Posso dire? Nessuno ha detto niente che è andata in chiesa. Mangia qualcosa, non hai fatto neanche colazione. È difficile.
No, e loro vanno vieni fuori. Vieni qua, Nanda, vieni qua. Loro mi per il vedendo le reazioni che ha, sento che c'è qualcosa. Io seguo tutte le vostre regole. In modo da dargli qualche consiglio, qualcosa che la possa aiutare. Che ma poi io devo smetterla, perché a me viene nervoso a vedere ste robe. Perché qua non è reality, qua è mancanza di educazione. Non ci fa, cioè, ma che cioè, non è gente che esagera, è gente che proprio è maleducata, cioè, nella vita. Non so se sentito. No, fortunatamente non avevo le cuffie. Gli ha detto, finisci di mangiare e poi vai fuori, non si può mangiare fuori. No, io mangio dove voglio. Lascio sola, però... Okay. Volevo... Però io penso che lì vuol dire che i tuoi genitori non ti hanno insegnato le regole. Ti manca proprio una base di fondo. Vuol dirvi semplicemente che vorrei un atteggiamento più collaborativo. Cioè, logicamente Anna Maria va benissimo così, eh. Intendiamo. Hai paura che ti meni? Perché sto vedendo... Non posso mangiare. No, puoi mangiare, non ti stiamo vietando di mangiare, però ci sono degli orari da rispettare. Ho fame adesso. E tu non stai rispettando gli orari. Ho proprio risposte mature proprio. Ma poi posso dire una cosa? No, io ho fame adesso. No, ragazzi, io non lo voglio fare. Una cosa, quando poi... loro si riguardano quando va in onda il programma. Secondo voi non si sentono a disagio? O anche la mamma che guarda questo programma? Vuoi la risposta? No. Stai scherzando? Cioè, lei... la mamma è orgogliosa della figlia che fa così? Mamma, la mia figlia sarebbe in punizione per tutta la vita. Non esiste, non esiste. Non mangiare, mangio. Ascolta. Non sei mia madre. Ma neanche mia madre mi viene a dire quello che non devo fa fare. Niente. Neanche sua madre glielo dice. Sì, quello è il problema. Ecco, allora però... cosa vuoi da me? No, fammi mangiare. Voglio che tu sia coerente. Ma tu sei a casa loro. Sei a casa loro. Sei ospite. Non lo dico, ma chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Che mi devi dire che cazzo devo fare? Chi cazzo sei? Non io mi devi rompere il coglione. Non mi interessa chi cazzo. Dai, non mi devi rompere. Allora, è venuta. Io voglio mangiare. Noi volevamo stare fuori tranquille e tu ci stai rovinando quest'uscita, capito? Sì, voi state rovinando la mia giornata, allora devo dire. Mi dispiace questo atteggiamento che avete. Non è costruttivo, né per voi. Lei sta fumando, per quello è blurrata, deve avere, come si chiamano, le IQOS, questa roba qua. Frega, chi se ne frega, sì. Ci devi lasciare in pace, ci devi lasciare in pace. Comunque, finite la sigaretta, 5 minuti e poi entrate. No, perché sei venuta a romperci il c***o. Ci hai rovinato pure la sigaretta. Sei venuta a romperci il c***o, quindi adesso me ne sto qua. Io spero che questa gente qua non faccia neanche un follower, dopo... Cioè, perché di solito, sapete, fanno questi reality qua, comunque due follower se li fanno. Io spero che tu... Cioè, che questa perda solo quelli che li ha, perché... È un atteggiamento vergognoso. Io, anche se lei fosse mia amica, glielo direi, cioè, le farei capire che... Se vuoi ti faccio il teppistello medio. No. Minchia, grande, hai visto che gazza come risponde? Lei sì che merita il rispetto. Cioè, la rovescia della medaglia, eh? Che vergogna, ragazzi, ma io mi sento a disagio per lei. Cioè, veramente, se fosse una sua amica le direi, zia, hai fatto una bruttissima figura e cerca di cambiare, perché poi tutti possiamo cambiare, ma... Mi dai il piatto? No, non te lo do! Non te lo do! Lui, te la porta lei, cioè. No, lo laviamo nel frattempo. No, lava. Grazie. To lava. Non potrei mai fare un questo reality, te lo posso assicurare. Io l'avrei fossi... Allora, no, perché gli autori dicono che bomba avercela dentro. Ma fosse una persona normale a calci nel culo fuori. Ma proprio a calci nel culo. Io sono contro la violenza, ma lei a calci nel culo. Di voler dialogare, di voler capire. Guarda come ci è rimasta male, ma non si può, cioè, io sono una persona bravissima. Sei una persona bravissima? Cosa sei? Sei una persona maleducatissima, forse volevi dire. No, è bravissima. Cioè... Ah, è bravissima a non rispettare le regole. L'ha disturbata, logicamente. Mentre lei non rispettava nessuna delle regole che gli hanno dato, l'hanno disturbata. Che vergogna, ragazzi, che vergogna. So che andiamo a fare. Non lo so, non voglio fare un c***o. Guarda. Parole. Dai, tira. Oh, ma che carine le suore che giocano. Che belle. Quindi le ragazze quante sono? 2, 4, 5? 4, 6. È molto importante l'umanità, non spirituale, sempre a pregare, sempre. Cioè, è vero che siamo suore. Ma se vuoi arrivare da loro, devi cominciare dalla base. E l'umanità. È vero, è giusta questa cosa. Anche un po' di sbaglio. Ma che bello vedere le suore che giocano, è bellissimo. Sfogarci un po'. Esatto, ora si sfogano contro le suore. Un po', non so, alleviare un po' il mood, diciamo. Peccato, perché lei è proprio una ragazza esteticamente, mi piace molto, è molto carina. È bellina, è molto fine. Boh. Ma no, ma che sua, guarda! Ma...
Ma che suono! Lì c'è dell'asio tra le suole. Tra le suole? Cuore. Ha sempre un obiettivo. Di raggiungere il cuore degli altri. Azzurro. Questo è il divertimento nostro. Brava! Così, mentre in campo è in corso una passione. Ribadisco, lei è l'unica che tollero, che trovo simpatica e carina. A distante, Suor Carolina sta giocando una partita altrettanto importante. È difficile che sto per tanto tempo a casa. Di solito o vado dal mio ragazzo o sono andata a Dubai, ho vissuto a Dubai. A me piace Dubai perché ci sono tante opportunità. E poi per trovare il lavoro ci sono anche possibilità. Sì, però io lavoro online. Ah, e quindi... che tipo di lavoro? Un po' di curiosità, se mi puoi dire, liberamente. Vabbè, Instagram lo conosci. Sì, sì. Poi ho TikTok. Ah, sì. OnlyFans. Mi piacciono i suoi capelli. Sai cos'è OnlyFans? No, questo me lo devi spiegare. Non lo, la prima volta che sento. È un social dove puoi mettere qualsiasi cosa. Tipo io faccio nudo. E tu le e faccio foto artistiche di nudo. Sì. E posto le mie foto lì e ci guadagno. Bisogna vedere poi che tipo di criterio hai. Certo. Io non ho... dell'artistico. Nel senso, secondo me, sono una bella ragazza, ok? Tutti mi devono vedere. Modesta anche. Per me è anche un modo per esprimere me stessa. E non hai pensato mai che si può esprimere in un altro modo? Oltre sì, a questo. Ci sono tanti modi non per esprimere. Proprio tipo per forza apparire così. Ma a me piace apparire. Se no non lo farei. Mi piaceva tenerezza, perché so che non è quella la felicità. E ho detto anche a lei, ma la felicità non è solo questa. Quindi posso girare il mondo e fare la mia vita. Non devo perdere le ore a lavorare, perché io anche adesso che sono qua mi stanno pagando. Mamma mia. Però lei si sente sicura sulle cose insicure che ha. È un bel messaggio che manda lei comunque. Così, tra piccole aperture e qualche momento di leggerezza, c'è chi si chiude dietro a una porta. Non è ancora entrata nello spirito del reale. Non riesco a dire niente. E ci vuole tempo per aprire un dialogo con l'altro. Ma i modi più che altro, non quello che fa, i modi. Proprio che hai iniziato il percorso. Ma la vera domanda è come cacchio fai con quelle unghie a fare le collanine bracciali? Lei era barista. Anch'io. Comunque, cioè, scoprire la propria vocazione. A me piacerebbe troppo andare dalle suore a fare le collanine. Di vita forte. Cioè io lavoravo, cioè avere macchina. Il coraggio di decidere. Interessante anche questa cosa di mettere le due cose sulla bilancia di una persona che comunque ha un'idea e un obiettivo, mentre io, cioè, sono comunque ancora allo sbando. Sì, ho un lavoro. Sì, beh, a 20 anni ci sta. Quello che dici ha senso, ma è normale anche non aver trovato la tua strada a 20 anni. Non c'è da avere fretta. Se ho capito bene, è quello lo scopo delle suore? Sì, esatto. La loro vocazione? Esatto. Anche se non è che facendo 2 settimane con loro trovi la tua vocazione, Però impari magari alcuni valori. Se gli dai la possibilità di insegnarti qualcosa, magari. Sicuramente migliori come persona. Per i miglioramenti per ora ce n'è da fare, mi sembra. Sì. Mi che c'hai? Stress, vivo stress. Sono le gemelle loro? Oltre alle gemelle, anche Chiara è in difficoltà. E ha preso di nascosto il telefono per chiamare il suo ragazzo. Ah, ma tu hai capito dove sono? Però vedi, il cellulare per fare una chiamata, parente. Infatti amico. Non lo vedo. Cioè, vedo che lo chiedi. Dici, guarda, ho davvero bisogno di parlare, prendi il telefono. Non lo trovo giusto levare il telefono totalmente, perché ci sta che vuoi sentire la tua famiglia, il tuo fidanzato, quello ci sta. Io non so più come faccio, cioè, ti giuro, o per prendermi ne vado. Tu che hai sono qua da un giorno, i discepoli di pregare il padre. Cosa faccio? È il secondo giorno, penso sia questo. Perché c'è gli occhiali da solo in camera? Non fa vedere che piange. Ci sei? I giovani di oggi trovano. Lei si è chiusa. Tanti così davanti. Perché era al telefono? Lì no. Ah, non è lei? Chi è? L'OnlyFanser. Ah, si è chiusa in bagno. Ha rompato le ali. E pensavo di ora.
Capito perché sta piangendo? Perché pensava di volare e intrappato le ali. Sembra soddisfa, ma poi quando avendo questo tutto vogliono il di più. Che sono tutta la ricerca di quella fama. Certo che loro non avranno qua. Voi avete una vita completamente diversa dalla vostra. Sì, avete ragione. Sì, sì. Che poi quando hai tutto ci manca ancora qualcosa. Perché? Vero. Perché non è quello il tutto. Secondo me è un momento giusto per riflettere, di entrare in me stessa. Ecco perché. Specchio perché ha tolto. Per vedere la bellezza che c'è dentro di voi. Brava, bello. Saliamo in su. E poi tecnicamente... Cioè loro non hanno proprio gli specchi, le suore. Ma loro sono gemelle, cosa gli esce? No, ma dico... anche se non le suore per mettersi il... Sì, non so l'avranno come si tolte, chiama. L'hanno tolte per le loro, ragazze. Ok. Per farle focalizzare... Certo. Sull'aspetto interiore. Non facile, non facile. A me purtroppo, raga, lo sapete che io ho un carattere un po' di cacca, un carattere bruttissimo. Sì, certe sì, cose mi fanno proprio venire il nervoso, quindi è meglio che sto zitta. Ma non tanto per quello che fanno, perché io dico sempre che nella vita ognuno può fare quello che vuole. Anch'io stessa ho fatto la modella, anch'io ho fatto alcune foto. Però sono i modi e come fai le cose. A me questa maleducazione, questa arroganza, comunque una persona più grande di te, ma a prescindere che sei più grande, una suora che sta cercando di aiutarti, stai facendo reality, io non riesco a concepirla e mi viene... Guarda. Ah, mi viene che devo spaccare qualcosa! Io ho 30 e passa anni, ma se mio padre o mia madre mi vedono rispondere così a un'altra persona, ancora adesso mi darebbero gli schiaffi, a 30 anni. Farebbero bene. Sì, concordo con loro. E niente, allora, mi piacerebbe sapere i vostri pensieri, se da fuori riuscite a capire le cose che dicono, come le fanno e quell'atteggiamento, quell'arroganza che vi dico io, e scrivetemi invece chi adorate, chi è la vostra preferita o chi non sopportate. Nel programma, cioè non scrivete Andre. Cioè nel già, programma, no, intendevamo nel programma. Sì. Cioè Anna Chiara, poi logicamente mi conviene. Anna Maria si Anna chiama. Maria, scusami Anna Maria. Scrivete qui sotto se volete le reaction ai prossimi episodi, io Andre mandiamo un bacione. E ho fatto la pipì prima di iniziare la puntata, devo andare a pisciare ancora. Ciao ragazzi!